Onorevole Borghezio, si ricandida per le europee nella circoscrizione centro. È una sfida, qualcuno potrebbe dire. No, veramente è una seconda volta, perché io sono già stato eletto e ho rinunciato a favore di un candidato della Toscana. E questa volta la Lega ha voluto fare questa sfida politica, candidando uno dei fondatori della Lega al centro. E io sono contento di essere protagonista di questa sfida perché la Lega oggi con Salvini lancia un messaggio che non si rivolge solo più ai padani o agli abitanti della parte del territorio nazionale che noi chiamiamo Padania, ma si rivolge a tutto il territorio nazionale, a tutto il popolo italiano, dicendo con forza che dobbiamo riconquistare la nostra sovranità monetaria e dobbiamo difendere le nostre frontiere che oggi sono invase da extracomunitari e quindi un gravissimo pericolo per la nostra identità culturale, oltre che per la nostra sicurezza. Lei è parlamentare uscente, la lotta della Lega Nord primaria è quella contro l'euro. Perché in Europa è importante far capire che bisogna cambiare soluzioni, bisogna cambiare linea di principio per cercare di diminuire almeno la disoccupazione nel nostro paese? Ma bisogna uscire dall'euro e non, come dice qualche funambolo politico, fare un referendum che non conta niente e non è previsto dalle norme. Bisogna uscire con una decisione politica. La Lega lo dice da tempo ed è la sola a offrire la soluzione dei mali enormi con questa decisione, dei mali enormi che l'Unione Europea e soprattutto questo euro hanno fatto. Ma fra i mali enormi non dimentichiamo l'immigrazione, perché l'Europa con le porte aperte è una politica demagogica che ci sta riempiendo di immigrati. E questo per noi non va bene, quindi padroni a casa nostra, sovranità monetaria, via dall'euro e basta immigrati.